Siamo tornati sempre noi, Salvatore e Francesco, per questo secondo, diciamo, appuntamento del una versione 2.0 l'abbiamo chiamata. Cercheremo di dare qualche contenuto un pochino più dinamico, qualche servizio, un po' di immagine, un po' di avventura, un po' di bravissimo. E quindi non ci resta che chiamare le nostre veline. C'è la crisi, niente veline. Questo un po' me l'aspettavo. Niente da fare, queste veline non vogliono proprio mettere piedi. Questo. Ok, iniziamo dalla prima segnalazione che ci viene direttamente da Piazza Plebiscito. Dalla regia potete già iniziare a vedere le immagini. E niente, praticamente ci sono i commercianti e i residenti che si stanno lamentando, hanno fatto una piccola, anzi una grande raccolta di firme perché hanno questo problema dei parcheggi. Il reale problema non è che non ci sono o ci sono i parcheggi, che non sanno cosa vogliono, non sanno se vogliono le macchine, non sanno se non le vogliono, non vogliono i digiti, non vogliono le sue, non lo sappiamo, però qualsiasi sia il problema, noi non abbiamo la soluzione. Togliamo la fontana? La togliamo. Letterario? Che ci frega dell'ostello? L'ostello? Togliamo tutto. E questa sarà Piazza Plebiscito. Ecco. Bella, vero? Vabbè. Si salvi, la prossima notizia è una notizia salvagente. Panico a Termoli. Un materasso prende fuoco in centro. I vigili del fuoco scongiurano l'inferno. Beh, un bacio ai nostri vigili del fuoco. Vai salvi per la prossima notizia. Bene, da questa settimana prende piede una nuova rubrica. Spulciando dal web. Prendiamo proprio spunto da un video dell'associazione di Termoli, l'associazione Dionea, non so come si pronuncia, Dionea, però ragazzi è un filmato troppo bello. Benzina a 2 euro, ecco voi la soluzione. Come è stato andare?
come vedete, il servizio davvero molto carino. Molto carino, ben fatto. Comunque noi per la crisi abbiamo la nostra soluzione. Se volete contattateci, abbiamo dell'ottimo gasolio ad 1,50 euro, raffinato, come vedete, basta chiedere e abbiamo sempre la soluzione. Ok, bene, a questo punto sì, lo spot. Passiamo allo spot. Sì, buonasera. Buonasera. Grazie a Francesco e Salvatore per la linea. Siamo qui al nuovo appuntamento del TG Lab KRS nella rubrica sportiva. Allora, parliamo subito dell'Olimpia Agnonese. Cosa è successo nella scorsa giornata di campionato, Oscar? Sì, l'Agnone è stata impegnata nel terreno marchigiano della Civitanovese, dove ha perso per 2-1. Purtroppo non è bastata una magnifica prestazione degli uomini di Mister Urbano e quindi diciamo ci siamo dovuti arrendere alla Civitanovese, che non peraltro è seconda in classifica. Ok, adesso cambiamo completamente rotta, ci spostiamo su un altro sport, la pallavolo. Ad Agnone si è giocata la finale di Coppa Italia femminile regionale, dove il Campobasso ha battuto il Termoli per 3-1. Per terminare, cosa possiamo... Sì, vorrei ricordare l'appuntamento per la prossima giornata di Serie D, che va in scena il derby provinciale tra Isernia e Agnone. E niente, a questo punto saluto il mio collega Guglielmo, che per motivi per motivi di degustazione culinarie purtroppo non è potuto essere qui con noi questa sera. Va bene, vi saluto, restituisco la linea a Francesco e Salvatore e forza, ci vediamo al prossimo appuntamento. Arrivederci. Ok, bene, anche per la rubrica dello sport ringraziamo Vittorio e Oscar. Ok, vai Francesco per la tua notizia bomba. L'ospedale di Agnone è salvo. Palle, solo palle, palle, palline, 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 palline. Che guaio. Va bene, dai ragazzi, a questo punto angolo della cultura. Via. Oh, allora, lo facciamo vedere qui. Giovedì 12 aprile, Mozzarella Stories al Teatro Italo Argentino. Non sapete cos'è? Guardiamo il servizio. C'era una volta un mondo che aveva le sue regole. And io penso che da tanta sporcizia viene fuori una cosa così pulita e candida come la mozzarella. A me mi viene il freddo addosso. Una volta usciti di galera, i boss tornavano a fare i boss. Don Ciccio, tu sei un eroe. Usa tutta la forza che hai per condurre la tua mandria di bufale. Strani personaggi campavano di espedienti. Mugurica, ti dispiace, ogni tanto te venimmo a trovare. I cantanti cantavano le nostre storie e sognavano posti lontani. Qua si parla di date a Latina, Frosinone. Audilio. Tu sei nato per la musica leggera. Autilia. È pesante. E gli uomini veri sapevano come tenersi una donna. Quando ci siamo sposati lui mi adorava, invece papà mo non mi pensa proprio. Il Panacchi non tiene i denti, è lo spreco più miserabile dell'umanità. Poi sono arrivati loro. Un potente gruppo cinese con base a Caserta ha cominciato a vendere mozzarella di bufala a prezzi dimezzati. E niente è stato più come prima. Quella roba con l'infatu, prosciutto e mozzarella, mo non c'è sto tempo, capito? Lo sapevo. Ma perché devi tagliare proprio il progetto mio? Io ci ho lavorato tanto. Facci pazienza, vincere. Chiama e fa rientrare tutti i soldi. E quando dico tutti, intendo amici e parenti compresi. Ma chi l'ha detto che voi cinesi create solo problemi? Io mo vado e li sparo in bocca uno a uno. E vai, vai, li tieni 1.200.000.000 di pallotti. Mozzarella Mambo. Mozzarella Stories. 25 euro. Che tristezza. Bene ragazzi, adesso diamo la linea al meteo. Meteo dell'Alto Molise, a Capracotta, ciò che tira niente. Ad Agnone, l'Artemio del Sannio. Sole, che sole ragazzi. Caldo, tanto caldo. Vabbè, a questo punto... Meteo alternativo, dai. Sì, a questo punto... Il proverbio. La patana può sentire un barcocchio dalla campana. Ciao a tutti! Ciao ragazzi! Ciao! Alla prossima!